sicuramente stanchezza, perché noi venivamo da una partita insomma abbastanza impegnativa, giocata a Benevento, e l'Ascoli veniva da una settimana sicuramente più freschezza, non aveva giocato, quindi mi aspettavo un minimo di calo, anche se il turnover è stato fatto proprio in virtù di questo discorso qua. Ora la partita la possiamo analizzare in tanti modi, tutto sommato alla fine per me non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non abbiamo fatto quello che avevamo provato, ci siamo intestarditi troppo su sta palla lunga, su Djuric, che è una cosa che non è che noi ce la vogliamo su sta cosa qua, questa può essere, deve diventare un'eccezione, no, la regola, perché Djuric è un giocatore che può andare sulla spezzata, ci mancherebbe, è una soluzione che negli ultimi minuti possiamo utilizzare, è una soluzione che durante la gara in un momento di difficoltà puoi utilizzare, sul fallo laterale lo possiamo utilizzare perché a noi il fallo laterale diventa un angolo, però poi se andiamo continuamente alla ricerca di Djuric con questi palloni alti non va bene. Ora, se questo oggi è accaduto, perché a volte subentra anche la frenesia di volerla pareggiare, visto e considerato che dopo 7 minuti eravamo già sotto, e quindi vuoi portare la palla lì, ti vuoi avvicinare, il vento magari oggi non ti aiutava né a noi né a loro chiaramente, e diventa una partita un po' troppo arruffona, anche se poi comunque se andiamo a vedere durante la partita a Ruffona poi ha creato sicuramente delle situazioni, ce ne sono state 2 o 3 camolose, il gol era buono, quindi poi su questi sapete benissimo che gli episodi al di là dei discorsi poi fanno la differenza. Poi sicuramente dobbiamo toglierci dalla testa sta palla lunga buttata avanti, anche perché noi non è che ce la vogliamo, cioè non è una cosa che proviamo, è una cosa che viene così, non capisco perché, forse perché c'è sto giocatore davanti con questa mola e ci viene spontaneo andare a fare questo, e lo dobbiamo assolutissimamente evitare. Sì, perché volevo far crescere un po' la qualità del gioco, tant'è vero che Mazzarani e Di Gennaro li avevo messi dentro per questo motivo qua, perché venivamo da una partita dispendiosa e l'Ascoli aveva riposato, l'Ascoli giocava con questo sistema di gioco e volevo confrontarmi a specchio per non andare a creare problemi a una squadra che comunque aveva speso energie nella gara precedente, ed è perché è una cosa che, come avevo detto, avevamo provato, è una cosa che possiamo fare e che magari rifaremo, che può darsi che continueremo a fare, ma il discorso del sistema di gioco secondo me poi diventa abbastanza riduttivo, perché noi oggi non è che abbiamo corso pericoli grandissimi, c'è stato il gol e un contropiede nel primo tempo, poi tutto sommato non è che abbiamo corso grossi problemi. Io la vedo in maniera diversa, io credo che noi dobbiamo migliorare alcune situazioni a livello di fraseggio, di palleggio, e non tirare sta palla solo su Djuric. No, perché la partita noi l'avevamo preparata in una certa maniera, loro ogni tanto ci dovevamo aprire perché giocavamo a specchio, c'era possibilità di andare in fascia. Sai, dopo 7 minuti tu sei andato sotto, quindi loro ci sono abbassati un po' di più, ci sono accorciati molto, erano molto stretti, andare a trovare spazi. Noi abbiamo degli attaccanti che hanno delle caratteristiche e difettano in altre chiaramente. Io ho fatto giocare Vulić e Djuric perché volevo andare al cross, loro sono giocatori che attaccano molto bene la porta, era questa qua la motivazione. È chiaro che qualcosa nel palleggio perdono perché hanno altre caratteristiche, però volevamo stare lì, volevamo dargli fastidio col cross, sono giocatori che se riesce ad andare sul fondo e a mettere palla dentro sono molto pericolosi. Di Gennaro è uscito perché credo che questo problema, tra le altre cose, gli sia arrivato già nel primo tempo durante la gara, è uscito per un disindurito il flessore, per cui siamo stati costretti a cambiarlo.